In Molise, autorizzata la costruzione di un parco eolico a ridosso di un sito archeologico romano ed è polemica l'inviata Felicita Pistilli. Una Pompei in miniatura nel cuore del Molise con il foro, il teatro, la basilica, il panorama tutto intorno è scampato miracolosamente all'urbanizzazione, intatto dall'epoca romana, ma 16 pale eoliche alte 130 metri potrebbero fare da cornice a questo sito. Dovrebbero essere costruite su quel crinale in una zona ad alto valore storico. Sappiamo che ci sono tutta una serie di insediamenti antichi, sia in rapporto all'occupazione di età romana, ma anche precedente. Il parco eolico si può fare, sentenzia invece il Consiglio di Stato, ma l'unica strada per far passare i mezzi di cantiere è questo tratturo protetto da vincolo. Siamo di fronte ad una strada che è stata usata sia in epoca sinitica che in epoca romana. Oggi l'antica via non si vede, il lastricato romano spunta dal pietrisco messo dalla ditta costruttrice per far passare i propri camion. Notata questa situazione, ho segnalato tutto all'autorità inquirente penale. La strada è sotto sequestro, i lavori fermi, indaga pure la Corte dei Conti per danno al patrimonio dello Stato. Contro l'eolico selvaggio sono nati 136 comitati. Il Molise, denuncia Italia Nostra, è diventato l'Eldorado per gli imprenditori del vento. Siccome l'incentivo è dato sull'installazione, non sulla produzione reale dell'energia, ci sono tantissimi colossi sparsi sul territorio Molise, il 70-80% è fermo. Sono 450 le pale già installate e c'è richiesta per altre 3.000. Se arrivasse l'ok per tutti, ci sarebbe una pala ogni chilometro quadrato.